sputatevi, sputatevi, intanto le anime dannate serpeggiano. Demoni, passa avanti in nome e codice. Barbariccia. Non serve. Barbariccia. Bravo, passo indietro. Demoni, passa avanti in nome e codice. Alighino. Non sento. Alighino. Non sento. Alighino. Più forte. Alighino. Grida. Ah! Alighino, che cos'hai? Cricetti nel cervello? Bene, sulla tempo. Esercitazione. Facciamo conto che ci sia stata la chiamata nel cuore della notte, dove nel settimo girone si sentono urla, schiamazzi, rumori molesti e anche odori molesti. Alighino, come facciamo? Chiaramente sono le due di notte, ha detto, per ora sto dormendo profondamente, sono proprio nella fase REM. Scritta al telefono, mia moglie per svegliarmi che potrebbe essere fatale, entra nella mia fase REM e dice, amore, vieni, che ti ha squillato il telefono. E io, metti la segreteria telefonica, e lei, non ce l'abbiamo la segreteria telefonica, non l'ho mai regalata. E non si deve dire che è geniale, poi c'è la segreteria telefonica. Vedi, amore, quanto è bello! Questo è il comandante Malacoda. Se non arrivi entro 5 minuti ti trasferisco nel limbo. Comandante, non scherzo, risposto mio figlio al telefono. Gaetano, se non smetti di rispondere al telefono, ti faccio il tatuaggio della Mona Lisa sulla schiena, ma accinghiate però! Vengo subito, comandante. Bravo. Esco fuori, ma mi accorgo di essere nudo come il culo di un bagaglio. Vengo subito. Non è un bel vedere. Prendo la divisa, me è sporca, la metto della divisa, programma 5. Perché proprio 5? Che è quello più economico, comandante. Dopodiché prendo le mutande, le lauro, scivo il buono, le stiro e poi via. Alighino, che cos'hai, una barriera architettonica al posto del cervello? Barbariccia, come già? Intanto un buon diavolo dorme già vestito, con la tuta mimetica, gli anfibi e qualche bomba a mano sotto il cuscino. Bravo. Al primo squillo di telefono so già dove recarmi. Bene. Esco in strada e comincio a sparare e a spazzare. Ma per quale motivo? Perché se sono sveglio io non vedo perché gli altri devono dormire. Arrivo nel girone femminile. Barbariccia, ma beh! Lo chiudo e lo faccio saltare! Allora, come una faina incazzosa, mi dirigo su per le scale! A un certo punto mi si para davanti una vecchietta che, tutta spaventata, mi dice: che cosa sta succedendo? Prende la vecchietta, la spavento giù per la troppa delle scale! La puzza di pasta con le sarde e le fastidiosissime note di una canzone napoletana. E lui diventa una bestia. Bravo, Martino. Alighino, siamo su cuore di spa. Come già? Fai vedere. Veramente vediamo una vecchietta racimolata lì per terra che arranca un aiuto. Prendo un batino e lo do con forza sulla testa. Bravo, non si può dare. E lo diremo a cestarino a 4 a 4. Prima anch'io me ne avanzo uno. Non sono nulla. Scendo le scale, faccio a 3 a 3, ma anche a 3 a 3 non sono molti. Scendo le scale, faccio 5 a 5, scivolo e mi spacco tutti i denti davanti. Meno male. Ma non la mangio, mi sono riuscito a fare rotolo con i comiti, con il passo del giapponese fin qui. Meno di pasta per il salto, mi passo sotto la nase. E mi ricordo a mia nonna, quando facevo il filocchietto per scalare. Vino, vai avanti. Spusso la porta delicatamente, vedo gente che balla e che canta, vedete, male quanto è bello. Che tra l'altro la stessa canzone è la segreteria telefonica, se non lo sa. Un uomo da lontano mi chiama, uè, voglio, io qua, siete da qua. E mi allora mi fa un bacino di pasta con le sarde, e in alloggio del cibo mi ci butto dentro e mi trovo a dire, e Pippinè, è alta sta musica, ogni 5 minuti. Basta! Saranno anni che non mettivo il filo così. Entro nell'appartamento, vengo accolto da dei tipi loschi con delle frasi ingiuriose tipo, uè, voglio. È arrivata la polizia, 90 la paura, ci stiamo caccando sopra, ci stiamo caccando sopra, ci stiamo cagando sopra. Signori, signori. Ah, ah! Avanti, marcia! 1, 2, 1!